Beats è la nostra dimensione, uno spazio per parlare di musica con una prospettiva da insider. In questa stagione incontreremo coloro che nell'industria musicale ci lavorano tutti i giorni, in ambiti diversi, seguendo logiche spesso complicate, anticipando nuove tendenze e creando nuovi universi. Discuteremo faccia a faccia con gli addetti ai lavori, scopriremo cosa succede dietro le quinte e scopriremo chi c'è dietro ai grandi artisti e ai grandi successi. Ci racconteranno del loro lavoro e ci spiegheranno come riescono a far accadere la magia che tutti noi viviamo. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. Seduto al mio fianco in questa puntata di Beats c'è il mio amico Klaus Bonoldi. Caro Klaus, scrivono di te, classe 1971. Ti iscrivi a legge senza terminare il percorso di studi, preferendo debuttare professionalmente a soli 22 anni nello staff del Jungle Sound. Dopo magari spiegheremo che cos'era il Jungle Sound, che era uno storico studio milanese. In quello studio c'erano nomi di punta della scena alternative dell'epoca, tra i quali After Hours, La Cruz, Casino Royale, Blue Vertigo. Ricopri le mansioni di tour manager, coordinatore di produzione e talent scout fino al 99, quando vieni poi chiamato nello staff di Universal Music in qualità di A&R Manager, posizione che ricopri per 3 anni prima di passare nel 2002 dall'altra parte, cioè a occupare lo stesso ruolo nella divisione editoriale della major, Universal Music Publishing Group. C'è una frase molto bella che hai detto tu, e io che ti conosco credo che ti rispecchi molto anche, e tu dici: mi commuovo per la melodia e mi esalto per il rumore. Sì, credo che sia un aspetto, diciamo, che sia anche un po' metafora del mio carattere. Diciamo che nella musica ho avuto la possibilità, e forse era anche naturale, avere una prospettiva piuttosto ampia. In certe fasi della mia vita, soprattutto in quella, per esempio, da te citata del jungle, sono stato ortodosso in una certa musica un pochettino più estrema, comunque alternativa e comunque parallela rispetto a quello che al tempo era il mercato del mainstream. Dall'altra parte, quando poi ho avuto l'occasione di passare appunto invece nel quello che qualche anno prima vedevo come la parte del male, anche se poi non l'ho mai realmente definita in quei termini, ho dovuto inevitabilmente, per accettazione anche del mercato che avrei dovuto interpretare, lasciarmi andare ad un qualcosa di molto più dolce, o comunque sia qualcosa di molto più pop, e che poi in qualche modo sono riuscito lo stesso ad interpretare. Quindi credo che in me ci siano esattamente i due opposti, che poi molto spesso, come si suol dire, si incontrano. Che magicamente si incontrano e devo dire che convivono, a volte lottando un po' l'uno contro l'altro, però insomma li divido anche un po' a momenti della giornata. Fino alle 7 c'è la melodia, dopo le 7 mi rilascio andare al rumore. Poi il rumore forse quando ero un pochettino più giovane, ancora oggi tendo a quegli ascolti, diciamo che oggi per depurarmi vado più sulle cose un po' più sperimentali, dolci o comunque sì ambient, insomma cerco di depurarmi del pop che affronto poi per tutto il resto della giornata. Dopo ci torniamo su quel pop, invece non ti ho mai chiesto una cosa, però forse interessante nel percorso tuo. Soprattutto in quegli anni, quando anch'io venivo al Jungle Sound, ricordo, ed eravamo... Mi ricordo. Molto più giovani. Io, per esempio, che iniziavo a prendere delle informazioni del mercato musicale, mi piaceva, però non sapevo nulla di editoria. Cioè, le edizioni erano proprio un mondo un po' sconosciuto. Tu poi entri in Universal. Avevi delle informazioni? Sì, perché nel 1995, quando assieme a Fabrizio Rioda era il, te lo ricordi, la chitarrista di Tutto Tribale, ed era l'uomo che aveva costruito questo studio di registrazione nel 93, dove ebbi la fortuna di entrare praticamente subito. Io subentrai ad Edda, certo. E subentrai come a metà tra uomo delle pulizie, perché esistevano 3 turni durante la giornata, no? di lavoro all'interno del Jungle Sound, e chi si beccava il turno della mattina doveva pulire 600 metri quadri di studio, quindi c'avevamo i bagni e 6 sale. Quando nel 95 dicevamo appunto uno studio a disposizione, io mi ero messo a fare ricerca, quindi il mio ruolo di A&R nasce un pochettino in quegli anni, è molto anche un po' naturale.
al tempo non c'era internet, quindi si cercava un po' la vecchia, no? arrivavano demo, andavamo in giro per il locale, avevamo i nostri contatti in giro per l'Italia, perché poi avendo tante band e avendo anche una agenzia live, in realtà ci muovevamo anche come tour management in giro, certo, per il circuito, per cui chiesi a Fabrizio se potevo occuparmi di anche di cercare, no? Facevamo tutti, però nella fattispecie anch'io cominciai ad essere un po' l'addetto al setacciare tra i demo. Che dove nasci? Dove nasce quel lavoro che poi hai interpretato, sì, molto, esatto, bene. Quella è la prima volta dove affronto questo tipo di lavoro, che poi banalmente è quello di talent scout, no? Poi che si arricchisce dello sviluppo di tutto quello che c'è stato poi negli anni in maniera più ufficiale. Ma chi ti spiega la parte editoriale? La parte editoriale, perché nel momento in cui noi decidevamo di prendere una band, un artista e di produrlo secondo le possibilità che avevamo, avevamo lo studio, quindi facevamo questi demo di 3 pezzi, io poi andavo in giro per le case discografiche e cercavo un contratto discografico in modo tale da portarci a casa i soldi dal punto di vista della registrazione. E nel business generale apriamo anche una piccola società editoriale che si chiamava Mycotic, cioè Fabrizio apre la Mycotic, e anche lì cominciamo ad andare in giro a cercare collaborazioni editoriali con le varie major. Infatti mi ricordo le prime collaborazioni le avevamo appunto trovate con Claudia Mescoli di che al tempo stava in Emi Music, ancora oggi c'è, lavora in Curci, con la Peer Music, e quindi approccio per la prima volta la questione editoriale, anche se al tempo effettivamente era un po', diciamo, un piccolo serbatoio tra le varie situazioni che mettevamo in piedi intorno alla band. Quindi facevamo un po' di management, un po' di live, insomma, conosci bene eravamo un po' una situazione a 360, anche se ci muovevamo in quel momento su delle realtà che comunque erano abbastanza circoscritte nel circuito nuovo del mondo major, ma che rimaneva abbastanza relegato. Non eravamo negli anni di Spotify, dove esplodevano sono esplose migliaia di band, centinaia di band, mainstream, esatto, subito. Diciamo che al tempo si riusciva, cosa che era sembrava impossibile fino a qualche anno fa, a entrare nel circuito major, quindi avevamo la possibilità di raccogliere anche dei soldi per fare delle registrazioni di qualità più ad alto livello rispetto a quando si stava semplicemente in una situazione di pochi soldi e dischi fatti uscire registrati in 3 giorni. C'era quell'evoluzione, ma poi il grande mercato non era nostro. Ecco. Il ruolo che hai è molto affascinante ed è, secondo me, per certi versi un po' come l'allenatore. Ti mi spiego perché. Tutti pensiamo di poter fare gli allenatori della nostra squadra del cuore o della nazionale. Poi in realtà lo fa solo uno e prende anche tantissimi soldi per farlo. Evidentemente è molto più bravo di noi nel fare certe scelte. Tutti pensano di capire di canzoni, sì, che in realtà è un tema molto difficile. E volevo chiederti, quando ascolti una canzone, quali sono le prime cose che ascolti perché questa canzone ti possa risultare valida o non valida? Parliamo di linee melodiche, parliamo di testo, cioè cosa ti arriva per prima? Ma allora, dipende che cosa ascolto. Se la domanda me la fai circoscritta al nostro lavoro sul pop oppure in generale su come ascolto la musica. No, quindi penso al pop. Penso a quando, diciamo, che diventi killer e trovi un brano per Sanremo, un brano per l'estate. Quindi il lavoro specifico che faccio adesso di editore, quindi di diciamo sviluppare il repertorio che poi propongo in giro. Lì come non c'è un metodo, non c'è una ratio. Ok, ognuno ha un po' la sua visione. È chiaro che dopo tanti anni noi abbiamo un team di autori fortunatamente molto brillanti e ogni giorno mettiamo in piedi sessioni di scrittura che poi noi guidiamo cercando di far capire chi sta cercando, che tipo di wave cercare di prendere, cercando anche di suggerire delle reference rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Insomma, facciamo un lavoro abbastanza, siamo molto uniti con i nostri autori e molto spesso i nostri autori ci chiamano durante il giorno mentre stanno componendo e ci suonano per dire un pezzo, per sapere che magari non hanno ancora terminato, certo, per sapere cosa ne pensiamo, no? Eventualmente anche per correggere. È ovvio che devi tirare fuori un'idea, no? In qualche modo, cioè devi dare una risposta, perché il team è questo e da loro noi chiedono effettivamente questa indicazione. Ti dico la verità, non ho la verità in mano, cioè nessuno ce l'ha.
diciamo che questo lavoro è fatto ovviamente di un qualcuno che si prende la responsabilità dell'intuizione e dopodiché se qualcosa intuisce nella vita continua, altrimenti cambia magari mestiere. Quindi se sono qua oggi è perché ho avuto la fortuna evidentemente di intuire qualcosa o più cose. Però spiegarti il motivo è difficilissimo. Prova a girarti la domanda. Ti dico la verità, in realtà ce l'ho un po' la risposta. Io sono un ossessionato dalla top line. Cioè, okay. Io quando mi arriva un pezzo pop, io la penso un po' come Max Martin, non so se l'abbia detto lui, ma quando sono stato a vedere il suo Instagram, Max Martin, il produttore sì. svedese che ha fatto i più grandi successi degli ultimi 25 anni, e lui ha sotto il suo Instagram ha scritto Melodies King, no? Ecco, io sono di quelli che pensa che nel pop la melodia sia la parte fondamentale, o comunque la parte più importante. Se mi chiedi l'importanza tra musica e testo nella musica pop, qualcuno mi mangerà la testa, ma io ti dico che secondo me un buon 60-40 la vince la melodia, o forse anche qualcosina in più. Quindi la prima cosa che ascolto, quando si tratta chiaramente di pop, perché se mi porti un cantautore, se mi porti una band, è la linea melodica. Ecco, io su quello credo di avere un po' una mia visione personale, inspiegabile tra l'altro, una cosa mia sì, che sì, è frutto certo. di 40 anni di ascolti musicali dove evidentemente si è maturato un giudizio che nel giro di pochi secondi avviene e mi fa dire questa cosa funziona, questa cosa no. A volte l'azzecco, ripeto, a volte magari un pochettino meno. Però ecco, quando suono un pezzo per la prima volta che fanno i miei autori, la prima cosa a cui sto attento è la linea. E la linea subisce molto spesso delle micro variazioni, sì. perché poi alcuni autori ovviamente hanno un loro modo, hanno un loro solco. Per cui nel momento in cui mi arrivano so già più o meno dove andranno a parare, ma cerco di capire se hanno in qualche modo beccato una curva più vincente o meno. È un discorso che sembra folle, ma se ti devo dire realmente quello che provo è un po' questa cosa qua. Poi ovviamente c'è anche il discorso delle idee produttive che ci sono sotto, del tipo di sound nel quale si stanno muovendo, anche delle parole, ci mancherebbe altro, uno slogan è fondamentale. Noi abbiamo degli autori che scrivono dei testi bellissimi o comunque sia sono molto bravi negli slogan. Quindi diciamo che nel game del pop maturi dopo un po' un'esperienza tale che nel giro di pochi secondi in qualche modo ti fa dire o ti fa dare un tuo primo giudizio che poi ovviamente puoi cambiare nei giorni sì, successivi. Sì, non sì. è che in quel momento tu devi decidere se è una hit o meno. Sì, però quando ti chiedono nel frattempo ti rendi conto se un ritornello è più o meno vincente. Se io mi fossi preparato di più, oggi probabilmente io ti avrei detto caro Klaus Bonoldi, hai favorito 20, 25, 30 hit nel panorama musicale negli ultimi X anni. Hai trovato qualcosa in comune tra tutti questi successi che hai creato? Ho creato, hanno creato i miei autori, i miei produttori, e quindi io ho contribuito a metterli insieme, ho favorito a metterli insieme, perché poi l'abilità più che altro di un ruolo come il mio è quello di trovare la materia prima. Tu prima hai parlato di allenatori, alla fine poi è la squadra che gioca, no? Tu sei lì laterale, che puoi dare tutte le indicazioni del mondo, puoi essere, ecco, io mi sento un po' Conte ogni tanto, no? Un pazzo sì. che continua a dire va a far la hit, però in realtà magari in quel momento sto comunicando solo tensione, però poi in squadra in campo ci va la squadra ovviamente. Quindi le cose che ho trovato in comune tra tutte, non molto spesso le hit hanno in comune gli autori, insomma, negli ultimi 14 anni diciamo che tante hit hanno visto i protagonisti molti dei nostri autori, dei nostri produttori, quindi sicuramente c'è un solco comune. Poi soprattutto perché lavorando insieme e scambiandosi ognuno poi lascia a quell'altro un qualche cosa, quindi è inevitabile che comunque tutti questi anni si sia formata anche una sorta di wave, no? Dove riconosci magari anche un certo tipo di stile o meno. Federica Abbate qui in questo podcast ha detto: io ero brava a scrivere canzoni, e ho vinto un concorso, ho conosciuto Klaus Bonoldi e a un certo punto lui mi ha detto: tu sei brava, però devi scrivere a tuo modo, devi scrivere con quello che hai tu dentro, non devi fare quello che stanno facendo gli altri. E lei dice in questo podcast: quel consiglio mi ha cambiato tutto. Quindi questo anche è una parte di quello che fa un allenatore, no? Quanto parli col tuo roster, quindi coi tuoi artisti, e come arrivi alla firma di uno dei tuoi autori?
parlare parliamo tantissimo. Nel caso di Federica mi ricordo ancora, perché lei vinse il concorso Genova per voi, che è un concorso per autori bellissimo, messo in piedi da questo artista di Genova, Gian Pietro Aloisio, assieme a Franco Zanetti di Rock Online, che noi abbiamo patrocinato sin dalla prima edizione. Federica è stata la prima vincitrice. Federica venne poi a trovarci successivamente alla vittoria, aveva presentato un pezzo, se non sbaglio, abbastanza blues nell'impostazione. Non era una cosa clamorosa, a mio modo di vedere le robe, però era la cosa evidentemente che sentivamo migliore nel momento in cui fu deciso di farla vincere. E quando arrivò, per esempio, io avevamo un po' il nostro circuito e quindi dissi, guarda, prova a scrivermi qualcosa per Giusy Ferreri, piuttosto che in quel momento avevamo quel tipo di richiesta. E lei mi portò due idee, anzi, mi ricordo un pezzo per Venditti, gli chiesi. Ah. E mi portò, sì, perché anche Venditti in quel momento stava cercando, o comunque, diciamo, volevamo proporre qualcosa per Venditti, uno che le canzoni se le scrive, però diciamo che negli ultimi anni magari la casa discografica ci chiedeva se avevamo qualche cosa da proporre in modo tale magari da scrivere insieme all'artista. E mi portò una cosa che però era realmente una cosa che in qualche modo aveva già scritto lo stesso Venditti. Quindi lei si approcciò alla scrittura per depersonalizzandosi in qualche modo. Quindi riscrisse fondamentalmente un brano che lui aveva già portato al successo. Un brano Vendittiano. Però nelle sue cose sentì che aveva un qualche cosa di suo. Prima di tutto le consigliai di ascoltare una serie di cantautrici che in quel momento, americane, che in quel momento stavano creando un solco vero e proprio nel songwriting, diciamo, femminile. Quindi da Sia, c'era Banks in quel momento, c'era Lana Del Rey. Quindi lei in realtà approcciò a quelle artiste e le fece sue, perché poi Federica ha questa abilità incredibile, sorta di orecchio assoluto rispetto alla musica, ma anche è in grado di catturare il mondo di altri e ributtarlo fuori con quelle che sono poi le sue influenze. Quindi Federica nel giro di pochissimo tempo riuscì a sviluppare un songwriting che in Italia fondamentalmente non aveva altri punti comuni. E quindi questa cosa mi permise di usarla fin da subito. Incontrai Takagi quando ero tutto quest'anno di esperienza ad Amici e avevo questo brano di Federica con una strofa molto brutta e un ritornello però che assomigliava a una cosa un po' di Ellie Goulding, che per l'Italia era una cosa che non esisteva, no, in quel momento. La proposi a Takagi, gli dissi, Takagi, ma perché non facciamo... Avevamo cominciato a lavorare insieme, stava arrivando Ketra, insomma era quel periodo, diciamo 2013, quando loro due si formano. Perché non teniamo questo ritornello e non rifacciamo la strumentale e la proponiamo a un rapper? Lui capì subito che la scrittura di Federica era qualcosa di diverso rispetto a quello che si sentiva in giro. Quindi mise insieme, imbastì questa base e questo brano poi venne proposto a Marrakech e divenne un successo radiofonico e si chiamava appunto In Radio. In radio. Da chi lavorava in radio e da chi amava il rap, quando sentì per la prima volta il ritornello di In Radio, ebbi proprio la sensazione come di un ritornello che arrivasse dall'estero. Sì, è vero, perché no? Federica aveva un po' questa cosa. Quindi, come mi dicevi tu prima, la portammo a tirare fuori quello che era più suo. Cioè, io credo che tutti i nostri top liner, in qualche modo, adesso dovrei citarli tutti, spero di non dimenticarmi nessuno, comunque ne cito alcuni, da Petrella a Federica, a Roberto Casalino, che è stato il nostro, diciamo, iniziatore della wave, diciamo, di Universal Publishing, della fortunata onda nostra. Oggi è Torre, lo stesso Lacava, che è l'ultimo, diciamo, arrivato dei giovani, che è subito esploso con tante cose. Ognuno di loro, secondo me, ha un solco proprio dal punto di vista della scrittura. Ed è la cosa che io cerco quando cerco quel tipo di figura. Perché poi credo che un grande interprete sia in grado di prendere una buona scrittura diversa e farla sua, fondamentalmente. Dell'autore che in qualche modo già assomiglia a qualcosa che esiste, non è nel mio stile, o comunque non saprei bene cosa fare. Quindi una quello volta è il benchmark mi hai detto, che ho sempre cercato. Una volta mi hai detto, forse le cose sono cambiate ultimamente però, che Lacava, un autore giovane molto bravo, era la tua ultima firma. Poi non so se... Adesso nello fattispecie no, però al tempo sicuramente okay. Sì, è stato... Però mi aveva fatto riflettere e ho detto, rispetto a tutto il materiale che ti arriverà, sei molto severo nelle firme. Sì, poi c'è tutto anche un metodo per cui abbiamo anche la fortuna di avere tanti autori che vengono a chiederci di lavorare, magari hanno anche delle entrate che io non ho in quel momento, però ho bisogno, siccome poi li devo unire al nostro team di produttori, no? Quindi da Dardust a Zef,
attaccaggio e Ketra, anche se oggi non sono più con noi, Catu, insomma, abbiamo tanti... Alla squadra che sì, l'allenatore diciamo che ha creato. Io devo anche cercare di bilanciare il lavoro. Molto spesso, quello che secondo me è un errore di alcuni editori, ma insomma, è la mia visione, è quello di riempirsi di cose senza avere esattamente poi l'idea di come organizzarle. Noi lavoriamo in due, siamo io e Lucrezia da qualche anno che collabora con me in questo lavoro e devo anche tenere presente delle forze che abbiamo a disposizione, quindi il mio primo obiettivo è far sì che chiunque venga firmato abbia la possibilità di essere seguito nella giusta maniera. La severità sta anche nel limitare in qualche modo, quindi magari c'è anche qualcuno che dico ma potremmo anche iniziare perché ha qualcosa, poi magari non mi convince del tutto, però se non sono sicuro di poterlo seguire o di inserirlo in quelle situazioni che sono comunque numericamente limitate, preferisco evitare, certo, quello senz'altro. Certo. E poi comunque sì, a livello di gusto personale devi arrivare ad un livello, o quellomeno quello che io credo sia un livello, per cui se io un giorno ho la possibilità di usare Dario Faini, che è impegnato in mille cose, in una scrittura e lui si fida di quello che gli sto portando, io devo anche mantenere la fiducia di un Faini, certo, a cui porto un personaggio che non conosce, ma che poi mi dice, oh, è stata una figata. Fai questo lavoro ormai da un po' di anni, in un mercato che è cambiato radicalmente. Noi tutti che lavoriamo da un po' di anni è come se lavorassimo in due industrie diverse. 30 anni di mestiere, è proprio cambiato completamente tutto. Io sono uno di quelli, ma probabilmente anche tu, che ha toccato la coda del vinile ed è arrivato al digitale, insomma, quindi abbiamo visto veramente il range più ampio possibile, sì, quindi sì. E qual è la differenza, se ce n'è una, più grande nel tuo lavoro che riscontri da 10 anni a questa parte? Perché potrebbe essere o sempre uguale, perché si basa solo sul sei capace di scrivere una canzone e allora mi interessi, o lo trovi cambiato. Per esempio, la figura dei produttori non era così importante. Mi ricordo fondamentalmente, quando ho iniziato a fare l'editore, cioè nel 2002, fondamentalmente in Italia c'erano pochi interpreti, o comunque quelli che c'erano, Ramazzotti, Pausini, Necchi, René Grandi, non era così... in realtà ricco il panorama. La discografia tendeva a firmare più che altro gente che se la cantava e se la scriveva. Quindi iniziai a fare l'editore, ma in realtà il mercato degli autori era molto limitato. C'erano pochi e quelli che avevano la loro posizione di fiducia nei confronti dei grandi artisti di base se la teneva ben stretta. Io comincio a fare questo mestiere, quindi comincio, eredito nel momento in cui entro in Universal Publishing qualche autore più datato che veniva dalla vecchia gestione, fondamentalmente mandava pezzi piano voce con qualche cosa di arrangiamento, magari due archi, perché dovevi piazzare, poi le occasioni erano quelle, erano appunto musica italiana di un certo, sì, tipo. Nel frattempo però, e quindi io cercavo di portare in giro questi demo, ma a volte anche di pezzi magari che non avevano nemmeno il testo, magari erano delle melodie. Sì. Era il modo vecchio di portare avanti il discorso degli autori italiani, dove comunque gli editori, lo vedevo, che a livello discografico erano un po' considerati, ci facevano sempre il segno, no, della slot machine, cioè voi siete lì, boh, firmate, sì, l'autore, non si capisce cosa facciate e poi incassate alla fine dell'anno i diritti. In realtà quello che successe è che a livello internazionale noi avevamo ovviamente tante gestioni, no, di canzoni che poi giravano per l'Europa, perché le nostre consociate ci mancavano dei pezzi che, okay, potevamo magari piazzare in Italia. E quando iniziai a lavorare, io avevo questi svedesi, noi avevamo l'amministrazione di una società svedese che si chiamava Murlin Songs, che aveva dentro un sacco di autori che in quegli anni scrivevano per gli artisti americani, okay, scrivevano per le boy band inglesi, c'erano produttori dentro come Bloodshy, adesso non mi ricordo neanche, comunque produttori giganteschi. E mi arrivavano questi demo per appunto piazzare, poi noi rappresentavamo il loro repertorio qua in Italia ai nostri artisti locali, sempre che ne trovassimo di adatti, certo, no? La cosa incredibile è che erano questi CD, ognuno marchiato con una con un titolo, non so, c'era Pop with Rock Attitude, oppure, okay, c'era R&B Urban, una cosa. Sentivi i pezzi ed erano praticamente brani già registrati, cioè fatti e finiti. Fondamentalmente si trattava semplicemente di trovare l'artista e di sostituirlo, mollare gli stamps, remixare e buttare fuori la traccia. Quindi un modo, ma questi fanno un altro mestiere rispetto a noi, cioè una cosa che non riuscivo nemmeno a concepire, e di fatto è così. Quindi io credo che la figura del produttore, lì c'è stata l'intuizione
di investire appunto sul produttore, un po' come nella dance. Prendevi il produttore, lo mettevi in sala con i vari top liner e creavi un po' la fabbrica, sì, delle canzoni. Quindi quella cosa lì è stata per me per qualche anno il pallino, cioè come facciamo ad arrivare anche noi a fare questa cosa? E quindi personaggi che avevano più determinato tipo di caratteristica diventano poi nel tempo gli autori e produttori, anche protagonisti del mercato, perché vengono pure fuori dal punto di vista, sì, poi dell'altra parte. Quindi possiamo dire per esempio Dario Faini per noi è stata la prima figura che ci ha fatto svoltare da questo punto di vista, perché lui, a parte che era comunque completo, perché Dario scriveva anche melodie, scrive ancora melodie, scriveva anche testi, ecco, questa è una cosa che un pochettino mi ammazzerà, ma gli ho un po', come dire, limitato nel tempo. Quindi, e da lì poi abbiamo cominciato con questi team di scrittura a fare questi demo, che però avevano già dietro la parte produttiva, che erano più completi. E poi parliamoci chiaro che nella musica contemporanea, diciamo nel pop più urban, visto che oramai l'urban è materia di tutti, insomma chi nasce dopo il 2000 non può non passare attraverso quella cosa. Quel tipo di cosa la si scrive grazie anche all'incastro ritmico, ok? La scrittura cambia perché diventa più metrica, no? Sì, da Tiziano Ferro in poi c'è un cambiamento anche nella musica italiana da quel punto di vista. Tiziano Ferro si incastra su una strumentale R&B americana in una maniera meravigliosa, perché lui è poi un ottimo top liner, è una vocalità che potenzia sempre di 3 volte almeno già le belle linee che lui riesce a tracciare. Quindi quello è stato secondo me un game changer della musica italiana. Però scrivere in quella maniera non lo puoi fare se non hai un produttore che in qualche modo apparecchia e ti dà uno scheletro ritmico, sì, sì, nel quale tu ti incastri con il flow, capisci? E quindi questa cosa poi è diventata l'abitudine di tutti. Quindi oggi quando andiamo in giro a piazzare una canzone, fondamentalmente siamo già all'80% del lavoro. E questo forse è uno dei cambiamenti principali. Io chiacchiererei con te per ore, anche se tu non vuoi quasi mai chiacchierare in questi contesti, quindi ti ringrazio doppiamente. Grazie a te di avermi convinto. Ringrazio proprio Klaus di essere stato con noi a raccontare che cosa fai in quegli uffici dove c'è tanta curiosità, perché è veramente un dietro le quinte che raramente uno riesce a percepire. Klaus, grazie. Grazie a te, Max. Grazie davvero. E grazie a tutti voi. A presto. Che lavoro affascinante quello delle A&R, complesso, difficile, magico, raccontato poi in modo altrettanto affascinante da Klaus Bonoldi, che ringrazio, e a tutti voi do appuntamento alla prossima puntata di Beats. We'll be right back.